Mister, sei più soddisfatto del punto che dà continuità alla vittoria contro la Triestina oppure sei un po' magari rammaricato per quella ripresa in cui è mancato qualcosina in avanti? Sì, il rammarico c'è perché magari in avanti abbiamo avuto due o tre situazioni dove sulle ripartenze potevamo essere più bravi a gestire la palla, invece abbiamo sbagliato magari nell'uno contro uno qualcosina, però c'è da dire che nella prima frazione di gioco abbiamo fatto, dopo il gol loro abbiamo avuto due o tre situazioni importanti, l'abbiamo pareggiata, potevamo anche andare in vantaggio. Sicuramente abbiamo accusato anche un po' di stanchezza per le partite giocate, soprattutto De Grazia che si è allenato poco in settimana, poi era ammonito, avevo paura di perdere qualche giocatore. Graziano ha fatto anche oggi una buona partita. Dobbiamo fare qualcosa di meglio soprattutto quando attacchiamo, però il risultato è un risultato che ci teniamo stretti perché venire qui e pareggiare non era semplice. Quando ti sei arrabbiato, pronti via subito il gol preso da calcio d'angolo con Burzigotti lasciato troppo solo? Sì, perché poi ne abbiamo parlato tantissimo su questa cosa qui, che Burzigotti era il giocatore più pericoloso loro. Purtroppo è arrivato questo gol al lampo, però siamo stati bravi a ripartire, abbiamo pareggiato, potevamo pareggiarlo anche prima con Bacio Terracino, abbiamo avuto l'occasione con San Domenico, il tiro di Ventola, quindi abbiamo avuto delle situazioni, poi c'è stato il gol di Graziano. Sicuramente un po' di rammarico c'è, però le partite in Lega Pro sono tutte difficili, quindi aver fatto punti oggi ci dà ancora carica perché la squadra sta facendo bene, fortunatamente abbiamo un giorno in più per recuperare le forze e quindi adesso bisogna recuperare le forze per la partita di domenica che per noi sarà importantissima. Mister, magari non era certamente il risultato che volevate quest'oggi per la vostra classifica, magari è mancata la zampata vincente in quel quarto d'ora all'inizio ripresa in cui il Teramo era un po' più in difficoltà? Ma sì, dai, hai detto bene la partita, è un momento in cui negli ultimi 20 metri facciamo un po' fatica, però dai, la prestazione c'è stata, la voglia di portarla a casa e di essere protagonisti con un approccio bello tosto c'è stata. Abbiamo un piccolo campionato da affrontare con rabbia e diciamo sulla falsariga di quello che è stato oggi. Ha visto passi in avanti rispetto alla sconfitta contro il Ravenna? Ma sì, indubbiamente, però in questo momento bisogna farsi forza anche delle prestazioni, anche se sappiamo benissimo che poi ogni partita è diversa, in questo momento bisogna solo recuperare energie perché poi mercoledì abbiamo uno scontro importante.